Benvenuti in questo primo video del terzo anno, o meglio, della terza stagione del mio canale su YouTube. Quest'anno ci saranno tanti cambiamenti, tante novità, spero, ma non ne parlerò in questo video. Infatti, oggi voglio parlare di tutti i video che per 1274 motivi non ho completato, caricato, condiviso sul canale lo scorso anno. Iniziamo da un evento sportivo, ma che è più uno show americano. Regia? Giornata di oggi, 500 miglia di Indianapolis. Molto curioso, 600.000 persone attese, inizia tutto a mezzogiorno e sono in giro dalle 6 e mezza di stamattina. Vediamo cosa succede, vediamo. Per ora pazzo e curioso, ma ben organizzato. Cosa fai? Non vai alla 500 miglia di Indianapolis con Plus 39? Ma vacci, no? Italy! Mini donuts! We are from Italy! Yeah. Oh! Okay. Yes, so we don't have these mini donuts in Italy. Where are you from? I'm originally from Japan. Okay! Ecco qui, un po' di gente è in giro. La banda, peccato qui, un po' lontani, ma era bella, bella, bravi. Steve Aoki. E con questo abbiamo esaurito il momento più emozionante della gara di Indianapolis 500. Questo è il secondo momento più emozionante della gara, il pit stop. Per il resto, vedere girare macchine in cerchio non è granché. No, no. Mi piace molto provare vini diversi, andare a comprare vini diversi, farmi suggerire vini diversi. E dove si comprano i vini in America? Ecco un esempio. Il mio preferito in assoluto è Total Wine, mega supermercato di vino, alcolici, eccetera, eccetera. Si trovano ad esempio i calici da vino. Questi sono i Riddle, che sono i miei preferiti, ma ce ne sono veramente tanti. Si trovano anche vini super speciali pregiati, costosissimi. Vini da tutte le parti della Francia, d'Italia e del mondo, diverse selezioni, degli champagne, questo è uno che vi consiglio, e anche gli Ayala, ve li consiglio un sacco. Ci sono anche ovviamente vini già freddi, americanate varie, vodka, birre, snack, patatine, strani cocktail. Cocktail, The Perfect Cocktail, ve li consiglio, li vendono anche in Italia, in Europa e nel mondo, sono cari amici, provateli. E poi le bottiglie Mignon, che belle, alcune veramente veramente particolari. E poi non può mancare il limoncello. E infine, non volete comprare un sacchetto di ghiaccio a $2.79? Yes! È arrivato il momento di parlare dell'Arkansas. No, non c'è niente da dire sull'Arkansas, niente. Ci passavo per lavoro, ho cercato, ricercato, ricercato e non c'erano città o cose che valesse la pena visitare. Ma a un certo punto
ho trovato una storia interessantissima, anzi di più, un altro sogno americano realizzato, ma molto in grande, Mr. Supermercato. Let's go for a ride. Please sit down and hold on tight. Questa città praticamente è gestita, mantenuta e finanziata. È tutto bellissimo, sembra veramente il set di un film meraviglioso. Bentonville, Arkansas, altra città importantissima per il sogno americano. Ciao, sono Chris, benvenuti in questo nuovo video. Ho già fatto video sul sogno americano, in particolare questo, dove parlavo di KFC e del primo storico KFC. Oggi sono qui a Bentonville. Questa è la famiglia di Mr. Supermercato. Parlo di Sam Walton, Mr. Supermercato, e cioè Mr. Walmart. Il signor Walmart, una delle più grandi catene di supermercati d'America. Sam decise di aprire il primo store, come si vede lì, 5 e 10 centesimi. Tutto veniva venduto o a 5 centesimi o a 10 centesimi. La sua filosofia, che poi è diventata, diciamo, la base del suo impero, era quello di far risparmiare soldi alla gente, vendendo tutti i prodotti al prezzo più basso. Ma ero sicuro che facendo il nostro lavoro bene e trattando bene i nostri clienti non avremmo avuto limiti. Quanto siamo in grado di soddisfare il cliente, che è il nostro capo, è la nostra misura del successo. Questo pick-up è il simbolo di Sam Walton, infatti ha mantenuto quest'auto per tutta la sua vita perché credeva molto nel rimanere umile, e alla domanda perché una persona così ricca avesse ancora quest'auto, la sua risposta è stata: perché dovrei portare in giro i miei cani su una Rolls? Museo super interessante, un'altra storia di sogno americano realizzato, molto bello, il museo è gratis, basta registrarsi con nome e cognome. E da dove si arriva a visitare questo museo? Dite se venite che arrivate dall'Italia, ed è curiosa la reazione. Non possono mancare i velocizzati! Arriviamo all'ultima parte. Questo progetto era un po' troppo ambizioso. Non l'ho del tutto abbandonato e potrei portarlo quest'anno, magari in forma diversa, ma arriviamo al sodo. L'obiettivo era quello di raccontare, tramite i due viaggi che ho fatto da America all'Italia e ovviamente ritorno, quali fossero o quali sono in genere le motivazioni che mi spingono a dire wow, non vedo l'ora di andare in Italia, non vedo l'ora di tornare, tra virgolette, a casa. E poi, quando sono in Italia, quali sono le motivazioni che mi fanno dire un po' mi mancano gli Stati Uniti, oppure quali sono le motivazioni che mi fanno dire ok, non vedo l'ora di andare via dall'Italia. Bene, questo progetto era ambizioso, non lo racconto proprio tutto in questa clip, ma ne ho salvato una parte interessante. Benvenuti in questo movimentatissimo video.
Monza, pranzo, iBrain. E il primo mezzo è un qualcosa di interessante in Italia, anzi più che interessante, curiosissimo. Venire in Italia ovviamente vuol dire perdersi nello shopping. Ciao. Ciao, due caffè per favore. Bene, grazie. Quanto è bello bere il caffè al bar. Un buon caffè al bar mi manca un sacco, sempre. E arrivare in Italia, tornare nella mia città. Ovviamente il motivo numero uno è salutare parenti e amici. Scusa, Riccardo. Ma quindi sei tornato davvero? Sì, finalmente sono arrivato. Eccoci alla fine, spero il video vi sia piaciuto. Ho una piccola cortesia finale da chiedervi. Lasciatemi nei commenti quali contenuti vi piacerebbe vedere sul mio canale quest'anno. Grazie mille per ogni suggerimento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. È gratuito, ma per me fa molta differenza, soprattutto morale. E ci vediamo al prossimo video.